incredibile. What? Cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio, questa roba mi fa uscire di testa, ragazzi! Oh mio Dio! Oh Dio! Parliamone. Buongiorno ragazzi, sono Breccia e faccio il designer. Oggi vedremo insieme il nuovo iPhone dal punto di vista estetico, da un punto di vista progettuale, anziché tecnico. Per video più specifici sui megapixel, sulle risoluzioni, sicuramente ci sono altri canali YouTube ben più ferrati di me. Arriviamo subito al punto. L'iPhone 14 Pro ha questa cosa ed è pazzesca. Il notch, la parte alta del telefono dove c'è la fotocamera e i sensori, è stata completamente ridisegnata. Dai rumor doveva essere completamente diversa, in un modo che non sarebbe piaciuta a nessuno. Poi è arrivata improvvisamente la notizia che probabilmente Apple, a livello di software, avrebbe unito queste due forme, quella del sensore e della fotocamera, con uno spazio nero. Allora, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma perché Apple farebbe una roba del genere? Se l'intenzione è avere una forma unica, perché non fare direttamente lo schermo con quella forma? Perché tra i due elementi evidentemente ci voleva inserire qualche grafica. E io nelle storie, come avete visto, avevo ipotizzato appunto che ci potessero essere i LED della privacy, quello della fotocamera, quello del microfono, a meno che Apple non avesse in mente di fare qualcosa di pazzo. Cosa che ha fatto, infatti. Apple qui ha fatto una cosa straordinaria. Ha trasformato un limite tecnico in un elemento estetico che migliora l'esperienza dell'utente. Questa parte alta è nera e con elementi grafici neri la posso nascondere a piacimento, cosa che Apple avrebbe potuto fare già da tempo. Quando uscì il primo notch io spingevo per questa versione con la parte alta nera, perché avrebbe risolto tantissimi problemi estetici e avrebbe potuto già all'epoca inserire delle migliorie a livello funzionale. Inoltre tutti gli effetti grafici che abbiamo visto nella Dynamic Island potevano in qualche modo esistere con l'attuale notch, facendo tutta la parte alta nera. A sinistra infatti vedete l'iPhone 14, il nuovo, e a destra l'iPhone che abbiamo tutti, ma con il notch nascosto da una parte nera. Evidentemente questo problema tecnico è stato il pretesto per sviluppare questa soluzione. Apple ha deciso di percorrere questa strada con questa forma totalmente originale e ha fatto veramente un ottimo lavoro. L'esperienza che si è inventata Apple è completamente originale e molto molto interessante. La cosa incredibile è che l'hanno resa una zona dinamica, lo dice il nome stesso, la nuova nomenclatura, Dynamic Island. Anche questa parte qui è interessante, il fatto che Apple abbia sempre omesso la definizione notch dal proprio telefono è una parte che ha sempre ignorato, schivato, anzi nei render l'ha sempre un po' nascosta. Adesso la mette in evidenza perché la rende funzionale e gli dà un nome, perché quel nome la rende una parte unica del telefono. Adesso la gente, definendo o parlando di questa zona, dirà il nome giusto che Apple intenzionalmente ha scelto. Quindi non è più un problema se occupa più spazio di quello richiesto dalla parte fotografica, dalla parte di sensoristica. Ed è totalmente ok anche per l'utente. Questa, oltre ad essere un'accortezza estetica molto bella, anche a livello funzionale di esperienza utente è un'idea brillante. Ora, tutte le notifiche che apparivano nella zona alta dello schermo, quindi l'avviso della batteria, hai connesso le cuffie, hai sbloccato il telefono con l'Apple Watch, tutte quelle notifiche che dovevano distanziarsi dal notch e poi tornando indietro, tornando fuori dallo schermo, trovavano il notch tra le scatole, ora sono completamente unite a quest'ultimo, quindi il notch sparisce completamente, è diventato parte integrante dell'esperienza, dell'interfaccia. Inoltre alcune grafiche si adattano perfettamente per essere intorno a quella parte alta. Per esempio il Face ID, attualmente la grafica del Face ID appare nella parte bassa, ma tu devi guardare nella parte alta. In questo modo quell'avviso appare esattamente dove loro vogliono che l'utente guardi. Quindi a livello di affordance, di intuitività, è perfetto, è preciso, è ben progettato. Anche la grafica delle chiamate è molto molto bello. Cliccandolo capisco che mi riporta la chiamata, è proprio chiaro, c'è l'icona del telefono, mi fa capire che la chiamata è aperta. Attualmente l'interfaccia non ha senso, sapete, quando metto una chiamata in background mi diventa l'ora verde, ma perché è l'orario che diventa verde? Non, questa cosa non ha alcun senso. E poi le animazioni sono tutte bellissime, c'è una sorta di rinculo quando la barra torna nella forma originale e dopo ogni azione c'è sempre un accompagnamento all'animazione. Vedo delle piccole similitudini a livello concettuale tra
questa versione è il concept che feci tanti anni fa nel 2017, quello del Pixel Ultra, nell'utilizzo del nero nelle interfacce di sistema, che era, avevo utilizzato anch'io il nero che si fondeva completamente nello schermo e anche nelle piccole animazioni. Per esempio il rinculo che avevo fatto io, questa sorta di molla, la vediamo tale quale nella Dynamic Island. Quel concept che diventò virale nel 2017 aveva effettivamente tanti elementi che poi si sono dimostrati in linea con quello che è uscito gli anni successivi. Quasi un po' mi dispiace essere diventato freelancer così presto, sarebbe stato veramente bello vedere queste idee su prodotti reali. Forse avrei dovuto continuare a bussare la porta di Apple o Google. Comunque, a proposito di freelancer, è settembre, avete appena pagato l'F24, come me. Se state cercando un modo di gestire la vostra partita IVA in modo molto più semplice, oppure se la state aprendo, vi consiglio questo servizio. Io lo utilizzo da 2 anni, si chiama FiscoZen, ed effettivamente mi semplifica tutta la parte di gestione della partita IVA. L'invio delle fatture, la creazione di fatture, la gestione dei clienti. Io sono un po' distratto su queste cose, ho fatto tantissimi errori nei miei primi anni da libero professionista, proprio errori di distrazione, e poi tutta la parte burocratica io non la conosco, ma è complessa per me. E quindi da quando FiscoZen mi trovo molto molto bene, perché effettivamente molte cose le fanno loro, che le sanno fare, e non le gestisco io, e io gestisco le parti proprio di monitoraggio. Le fatture sono tutte raccontate in modo molto semplice, vedo i miei guadagni, vedo chi mi ha pagato, vedo le fatture che devo ancora incassare, tutto molto molto comodo. Poi c'è anche la previsione sulle tasse, anche il pagamento delle tasse, devo dire super tranquillo. C'è un percorso guidato molto molto semplice, veramente mi trovo super bene. Poi avete un consulente dedicato a disposizione, che ragazzi, questo fa davvero la differenza. Il mio conosce tutta la mia situazione fiscale e addirittura mi ha creato una guida per fatturare per YouTube. Veramente veramente ottimo. Ultima cosa, da luglio è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica. Anche qua ho detto oddio, ma un'altra roba burocratica, sarà un po' complesso, magari FiscoZen non lo fa. No, era disponibile questa cosa qui, e bastato un click. Dalla fattura del cliente è apparso il pulsante invia fatturazione elettronica. Bam, fatto, bellissimo, pace dei sensi. Quindi sono molto molto contento. Se state aprendo partita IVA o ce l'avete già e state cercando un modo appunto più snello, siccome è la parola giusta, vi lascio il link sotto per avere uno sconto di 50 euro, e poi per domande o dubbi potete avere una consulenza gratuita. Bene ragazzi, questo è il mio commento sull'iPhone. Forse settimana prossima potrei uscire con un altro video sull'Apple Watch Ultra. Anche su questo c'è tanto da dire dal punto di vista estetico, effettivamente sono delle scelte progettuali molto molto interessanti e nuove per Apple, e quindi magari facciamo un video del genere. Vi ricordo che la challenge mensile, ossia la riprogettazione della Nintendo Switch, è ancora attiva, quindi avete tempo fino a fine mese per inviare le vostre candidature, e noi ci vediamo presto. Ah, se non avete visto il redesign di Spotify, guardatelo, l'ho fatto settimana scorsa. Ciao!